Un po' di tempo fa feci un video dal titolo "Cosa ne penso di Nothing Phone One?". Non era ancora uscito, c'era un sacco di hype, un sacco di comunicazione e questo smartphone mi aveva incuriosito, non tanto proprio per l'hype, ma perché dietro a tutto questo castello di carte c'era in realtà un prodotto interessante dal punto di vista tecnico. Ed è proprio su questi aspetti che mi sono concentrato nel mio test. E adesso vi racconto com'è andata. Innanzitutto credo sia bene partire dal prezzo. Siamo a circa 500 euro per la versione 828, si sale a 529 per la 8256, che è la versione che più vi consiglio per il rapporto qualità-prezzo. A questi listini non ci si può aspettare miracoli, in particolare su tre aspetti: il comparto fotografico, l'impermeabilità e anche la dotazione tecnica, in particolare sul processore. Ed è proprio su questi tre aspetti che lo smartphone vi obbliga a qualche tipo di sacrificio. Nonostante ciò, credo comunque sia un buon prodotto e anzi apprezzo moltissimo la coerenza di Nothing, che durante gli ultimi mesi ha comunicato certe cose e tutte le promesse che ha fatto alla fine si ritrovano in questo smartphone, che in modo coerente con anche quello che ho detto in altri video apprezzo, perché rispetto a molti smartphone che hanno magari il processore tutto di gamma e poi risparmiano su tanti componenti, qui invece si è scelto di optare per un processore di fascia medio-alta, che comunque vedremo va benissimo, e però senza andare al risparmio sul resto dello smartphone, quindi materiali di qualità, display di qualità e tutto quello che andrò a dirvi. Fatta questo grande preambolo, vediamo quali sono stati gli aspetti che più mi hanno convinto e quelli che non mi hanno convinto di Nothing Phone One, ordinati secondo degli upvote e downvote. Tra gli app c'è sicuramente la qualità costruttiva e il design. È solido, è bello, è costruito bene, è originale per la trasparenza sulla parte posteriore e per la presenza di questi leddoni che ormai avete visto praticamente in tutte le salse. Sono il vero tratto distintivo di questo smartphone. Personalmente non mi dispiace affatto la parte frontale con le cornici belle simmetriche. È praticamente una copiatura papale di iPhone, ma tutto sommato mi verrebbe da dire chi se ne frega. La mia unità ha un display buono, tutto sommato. C'è un po' di rumore sul display di scarsa qualità online, ma in realtà io dico che succede sempre, solo che qua gli utenti si fanno particolarmente sentire. Lo schermo di per sé è di ottima qualità. Non è luminosissimo, però si legge bene anche all'aperto, anche se ci sono un po' di riflessi. Insomma, è un display secondo me adeguato al prezzo. Per la cronaca arriva a 120 Hz, non è però di tipo LTPO. Il primo down invece se lo becca per le dimensioni e il peso. È uno smartphone inaspettatamente grande e pesante. Secondo me è anche un'occasione persa da parte di Nothing, perché avrebbero potuto copiare da iPhone, però nella versione 13, 13 Pro o 12, 12 Pro, non dalla versione Max. Invece lui è molto più vicino al Max che al Pro e non a tutti andrà bene. Ecco, fosse stato leggermente più piccolo avrebbe fatto, secondo me, molto più successo. Un upvote invece per le prestazioni e per l'autonomia. Nell'uso di tutti i giorni, come state vedendo, è veloce quanto basta. Fa tutto senza grandi attese, non scalda più di tanto, ha un'autonomia davvero molto molto buona. Vi dura 2 giorni se non lo usate troppo e agevolmente 6 ore e mezza di schermo attivo le supera. È molto buono. Peccato invece per la ricarica, che col cavo arriva a 33 watt, avrei desiderato qualcosa in più, anche se si compensa con la presenza della ricarica wireless e di quella wireless inversa. Un down invece se lo becca per la confezione. Non c'è Nothing dentro, a parte il telefono e il cavetto. Sulla fascia media c'è da lottare come dei leoni, immagino sarete d'accordo con me, e costringere gli utenti a comprarsi la cover e l'alimentatore a parte è un po' come partire con il freno a mano tirato. Da un ex di OnePlus mi sarei aspettato un po' più di elasticità. Ma per la cronaca, questo alimentatore Nothing è veramente molto bello a livello di design. Ha questa parte trasparente attorno che lo rende un po' diverso dal solito. Ok, però costa 35 euro. Un'app per il software che è ben fatto. Ricorda tanto quello di OnePlus come idea iniziale. E ora che i Pixel sono diventati un pochetto più ampollosi, più ricchi, questo è rimasto effettivamente uno dei pochi super minimal. Ha qualche baghettino, ma nulla di cosmico, e complessivamente devo dire che funziona bene.
È simpatica tutta la gestione dei glifi, che peraltro sono una mela morsicata stilizzata, grazie ad uno di voi che me l'ha fatto notare su Twitch. Si possono impostare illuminazioni diverse, suonerie diverse per ogni contatto. L'idea poi è che mettendo il telefono a faccia in giù sappiate con uno sguardo chi vi sta chiamando. Appunto, simpatico. Tutti questi leddini si possono usare anche per illuminare la scena con luce soft e si animano per evidenziare ad esempio che si sta caricando. Poi è molto minimale anche l'app fotografica, che è priva di indicazioni inutili e funzioncine, Apple style giustamente. 3 anni di aggiornamenti Android, 4 anni di patch di sicurezza veicolate ogni 2 mesi, direi che è un ottimo inizio. Un down invece se lo becca di nuovo sul software, direte voi siete impazziti? No, in realtà, perché lui è minimal, quindi da un certo punto di vista può essere un'alternativa interessante a ciò che c'è sul mercato, dall'altra però è troppo minimal, nel senso che su questo software non c'è veramente niente di interessante al di là della gestione dei glifi e anzi, secondo me è anche un pelo poco curato su certi aspetti come per esempio la coerenza tra il feedback aptico di vibrazione e ciò che si esegue sullo schermo oppure le parti grafiche che hanno questo font poco leggibile e che esce fuori solo in alcune parti e poi funzioni veramente zero. Se qualcuno di voi passerà da smartphone come Samsung, Xiaomi oppure Oppo, Realme ad un prodotto come questo può essere che rimanga un attimo spiazzato dalle poche cose che ci sono. Un bel upvote invece se lo prende per le funzioni base telefoniche, perché prende molto bene, ha un buon audio stereo, tutto ok anche col GPS che è dual band, con la connettività wifi e con quella bluetooth, l'NFC, non gli manca niente a parte il supporto i sim, però insomma si sopravvive. È un telefono che mi verrebbe da dire fa bene il telefono e non vi tradirà proprio su questi fondamentali. Un ultimo down invece sulle fotocamere, perché lui è uno smartphone che fa delle buone foto. Sicuramente ci sono prodotti però tendenzialmente superiori. Il Pixel 6a, per esempio, che è un suo diretto competitor, è un gradino sopra. La partenza non è male, attenzione, però il comparto foto è molto importante su uno smartphone di questi tempi, per cui mi sarei aspettato un migliore fine tuning da parte di Nothing. Provando molti smartphone, peraltro anche molti con lo stesso hardware, si nota che l'elaborazione dei dati può ancora migliorare, specialmente nella coerenza tra cam principale e ultra wide, da migliorare senza dubbio anche i selfie. Quindi la mia non è una critica tanto sull'hardware, però sul software, sull'elaborazione finale e poi sui video dove non si arriva ai 60 fps e vabbè, ma sulla stabilizzazione magari si può fare un pochetto meglio. Attenzione, comunque complessivamente l'hardware è ok, le foto sono ok, però ecco, sui 500 euro comincia a diventare tosta e lui non spicca rispetto alla concorrenza e per alcuni aspetti inferiore. Ci sta tutto, siamo al primo aggiornamento del primo smartphone di una nuova azienda. Il tempo quindi è tutto dalla parte di Nothing. Ok, penso di avervi detto tutto su questo Nothing Phone 1. Tutti i dettagli che non ho menzionato all'interno di questo video li trovate qua sotto nella recensione scritta. Ho provato a fare un video un po' diverso dal solito, lasciando però una recensione scritta bella corposa e completa, perché così chi vuole acquistare lo smartphone trova lì tutte le informazioni necessarie. Questa voleva essere un pochetto di più una chiacchierata riassuntiva con voi su questo smartphone che nel complesso, devo dire, mi è piaciuto. È un prodotto originale con questo discorso del glifo, dei LED che lo rende un po' diverso dal solito. Per il resto è un ottimo smartphone di fascia media e questo però non prendetelo da parte mia come una critica ma come un valore aggiunto, perché in questo momento sul mondo Android andare ad acquistare uno smartphone attorno ai 500 euro come questo che funziona bene come lui è sicuramente una buona scelta, forse anche meglio che andare ad acquistare un top di gamma. Però voglio sapere cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo video, come sempre, lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!